Don't you shut your eyes and hide your heart behind the shadow. 'Cause you can count on me as long as I can breathe. You should know I'll carry you through the night, through the storm. Give you love, only love in return. I can jump over buildings, I'm no hero. Love can do miracles. Le pieghi che funzionano correttamente sono anche dei pieghi che permettono di attivare correttamente la circolazione venosa, tant'è vero che qua nel nostro avampiede abbiamo il cuore venoso, come anche un giusto movimento dei piedi e delle gambe, quello che anche lì fa circolare meglio la linfa. Quanto riguarda la stabilità, quindi l'articolare dell'insieme del nostro corpo, i piedi hanno dovuto assumere un ruolo assolutamente essenziale, fondamentale, nel senso che ormai mi trovo io alta alta appoggiata su una piccola superficie che rappresenta questo rettangolo che formano i miei piedi a terra. Anzi, se pensiamo poi che quando camminiamo il nostro rettangolo si riduce a un solo piede. E quindi capire che il piede ha questo ruolo fondamentale di ancoraggio, e che se non ho delle buone fondamenta in un edificio, cosa sono obbligata poi a fare? Se la mia casa non è in equilibrio, comincio a dover mettere dei tiranti. E quindi andrò a mettere dei tiranti bloccando le ginocchia, o bloccando le anche, o bloccando la schiena, o bloccando le spalle, bloccando il collo, bloccando la pancia, cioè vado a mettere una serie di strutture perché sotto nessuno riesce a essere in grado di sopportare il peso del mio corpo e i gesti del mio corpo. Non soltanto una delle qualità dei nostri piedi, oltre quindi al radicamento, è anche la capacità appunto di poter giostrare l'equilibrio anche dei nostri gesti. Se io mi vado appena appena un po' inchinare, allungare un braccio, chi è che mi permette di non cascare? È sempre l'intelligenza che c'è nei nostri piedi di poter recuperare questo peso che si sbilancia in avanti. E questo avviene attraverso una struttura, direi proprio di un'architettura estremamente raffinata che abbiamo nei nostri piedi, una struttura fatta a cupola, che dove la cupola è proprio quello che mi permette proprio di appoggiare i pesi. La cupola, poi queste cupole ne abbiamo, possiamo dire, 3-4 per ogni piede. Se andiamo a analizzare un po' più approfonditamente, cosa che ovviamente nel posturale andiamo a fare, proprio per analizzare anche le deformazioni dei piedi, perché a ogni deformazione dovrà ovviamente corrispondere a dei problemi anche a livello del tronco, della colonna, se non addirittura fino alla mandibola. Il nostro modo di camminare è relativo a questa forza che i nostri arti plantari possono immagazzinare e poi rilasciare nel momento in cui il mio piede si alza da terra, per esempio. Così tutti i nostri gesti del corpo in realtà trovano l'impulso, trovano la forza in questo cambiamento, quindi della forma dei nostri arti plantari, che devono essere proprio come delle vere e proprie molle, dove quindi carico la forza e uso questa forza per spostare il corpo. Se no, ci troviamo, come spesso si vede per strada, vedete le persone che camminano a partire dalle spalle, dalla testa, oppure dalla schiena, oppure dalle cosce, invece di camminare a partire dalla spinta dei nostri piedi che caricano la molla e rilascio e
la mia gamba parte leggera naturalmente in avanti. Quindi uno dei segreti dei nostri piedi a livello posturale, a livello proprio del rendere facile, agiato, felice tutto l'insieme della gestualità posturale, risiede proprio quindi nel ripristinare la salute dei nostri piedi. Quindi non è solo per raddrizzare le deformazioni del piede, ma è per andare a ribilanciare tutto l'insieme posturale del corpo. Mi consiglio, essendo l'esercizio forse non per tutti comodo da stare seduta a terra, eventualmente vi sedete su un cuscino, eventualmente anche potete appoggiare la schiena su un muro andando a incollare bene il vostro sedere, il bacino qua al vostro muro, o vi potete appunto sostenere la schiena con le vostre mani, con le vostre braccia, in modo tale da non essere rigido sulla vostra colonna. Allora, mi appoggio quindi bene, mi sostengo bene nel mio tronco. L'esercizio inizia quindi semplicemente con l'attivazione dell'estremità dei nostri piedi, cioè delle dita, dove vado appena appena quindi un po' a fletterli, come per stringerli, come un po' per fare una pinza, e poi vado a riallargare, in particolare a partire dal mignolo. Se non vi si muove, non vi preoccupate, succede, piano piano andrà a risvegliarsi. Quindi continuo un pochino di volte, ovviamente volendo potrei anche accompagnare con la respirazione, dove quando stringo le dita stringo la pancia, vuol dire espiro. Quando allargo le dita allargo, e quindi vuol dire inspiro. Poi dopo alcune volte, quando ho cominciato a sentire bene quindi questa mobilità delle dita e degli avampiedi e dell'arco anteriore plantare, aggiungo anche la mobilità delle caviglie, cioè le mie dita si stringono e piano piano vanno a trascinare dritto 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 in avanti il mio piede. Attenzione a non storcere i piedi, eh? Il piede deve proprio scendere dritto nel rapporto alla gamba, mentre poi allargo le dita e vado a raddrizzare i miei piedi, ma non è tirare a martello il piede, ma è proprio far scivolare lontano lontano il mio tallone, proprio per andare a decomprimere tutto lo spazio posteriore della gamba, a partire dalle dita, dai piedi, dal tallone, fino addirittura all'anca. Quindi poi stringo di nuovo, punto in avanti, dritto, 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 attivo bene così tutte le strutture muscolari da sotto i piedi che formano gli archi, che vanno a formare quindi la tenuta interna e esterna delle mie gambe. Poi dopo allargo, inspirando, e scivolo lontano in avanti con i miei talloni senza bloccare soprattutto il ginocchio. Anzi, questa mobilità che io mantengo dal mio ginocchio sarà importante per l'ultima parte del nostro esercizio, dove aggiungiamo quindi la rotazione delle nostre caviglie insieme alla rotazione delle anche, ma sempre a partire dalle nostre dita dei piedi. Dove quindi allargo i miei piedi verso l'esterno fino a far toccare i mignoli, e per far toccare i mignoli vedete che le ginocchia devono poter essere rilasciate. Se andate a girare con le ginocchia bloccate, neanch'io con tutta l'esperienza arrivo. Quindi ginocchia mobile, poi mi stringo le mie dita, punto in avanti quindi il mio piede, e ruoto portando adesso gli alluci a terra. E vedete sempre le ginocchia mobile. Se sono bloccate i piedi non girano, non soltanto ma perdono totalmente la loro forza. Allargo poi le mie dita, allontano il mio tallone, ruoto verso l'esterno, appoggiare i mignoli e così continuo. Stringo le dita, punto i piedi, ruoto all'interno, allargo, ruoto all'esterno. E continuiamo lasciando quindi questa mobilità passa lungo tutta la gamba fino alle anche. Riattivo quindi l'insieme delle catene muscolari
delle mie gambe a partire dall'attivazione dell'estremità del piede. E poi possiamo ovviamente ruotare nell'altro verso, dove vado a stringere, appoggiare gli alici, ruoto puntando bene i piedi e lì le mie dita si allargano, allontano i miei talloni, ritorno all'interno stringendo, passo sull'esterno, ben allungato il piede, allargo le dita, ruoto all'interno, stringo e continuiamo. Quindi sempre lo stesso principio, attivo bene così tutte le strutture muscolari della gamba, interno, davanti, esterno, a partire da questi muscoli che partono da sotto il piede. Questo diventa quindi un esercizio che, attivando queste catene muscolari, mi permettono poi di stabilizzare la tenuta sia della mia caviglia che la tenuta del ginocchio, senza bloccarlo, quindi ben tenuto, sia la mobilità dell'anca, anche in questo caso, senza dover bloccarla. Per bloccare un'articolazione ovviamente poi diventa sempre estremamente dannoso e usurante, mentre dargli il corretto sostegno posturale, il corretto equilibrio, è quello che mi permette di muovere poi l'articolazione in tutta sicurezza e in tutta mobilità, quindi andando a creare un movimento poi che mi permette, quando cammino per esempio, se uso bene i miei piedi, mi permette di rigenerare correttamente l'articolazione del ginocchio.